Stirare pile di camicie, magliette e pantaloni. Le donne sicuramente sanno cosa voglia dire in termini di tempo e fatica, molto meno gli uomini, seppur esistono le eccezioni. Uomini che solitamente questo tipo di lavoro non lo hanno mai fatto, o se sì, poche, pochissime volte. Ecco allora che in occasione della giornata Equal Pay Day in Piazza della Mostra Bolzano è stato organizzato il primo concorso di stiratura riservato agli uomini, l'Iron Man Contest. Un modo ironico per sensibilizzare sul lavoro non retribuito in famiglia che la stragrande maggioranza delle donne sono chiamate a svolgere quotidianamente. La finale tra i tre vincitori delle categorie politica, economica e sport è stata vinta da Roland Fischnaller. Sugli altri due finalisti, Manfred Pinsker e Riccardo Dello Sbarba. Il campione di snowboard ha ottenuto il maggior numero di punti da parte della giuria presieduta da Marta Stocker. Ma è così importante perché abbiamo visto ultimamente, anche lo dicono le statistiche, che la maggior parte dei lavori in casa sempre ancora fanno le donne, però comunque sta incominciando anche qualche cosa a muoversi, le percentuali un po' aumentano per quanto riguarda il lavoro in casa. Abbiamo visto oggi anche che anche il stirare intanto è diventato un lavoro dove sono veramente quasi perfette gli uomini, per questo noi lasciamo spazio a questo 50% che ogni uomo può dare della sua disponibilità di fare i lavori in casa. A cimentarsi con l'asse da stiro anche il vicepresidente della giunta provinciale altoatesina, Cristian Tommasini. Siamo qua per testimoniare concretamente che siamo per la parità fra i generi, parità per quanto riguarda gli stipendi, parità per quanto riguarda anche gli impegni nella famiglia, parità per quanto riguarda anche i ruoli nella società. C'è ancora molto da fare, dobbiamo tutti impegnarci per una società più giusta. Il concorso Iron Man Contest ha messo in evidenza in modo ironico come ancora oggi esistano delle disparità di trattamento tra donna e uomo.